Dal Vangelo di Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose? E quale sarà il segno quando esse stanno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti, infatti, verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose. Ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno. E vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Sorelle e fratelli carissimi, come ci siamo già detti domenica scorsa, Gesù ormai è giunto a Gerusalemme, il traguardo del suo viaggio, viaggio intorno al quale l'Evangelista Luca ci racconta tutta la storia di Gesù. Si trovava molto probabilmente, come ci suggerisce Marco, sul Monte degli Ulivi, e da lì poteva avere uno sguardo sull'intera città di Gerusalemme e soprattutto sul Tempio e sulla spianata che era davanti al Tempio. Evidentemente qualcuno fra i suoi discepoli avrà detto a Gesù: «Signore, guarda che meraviglia!» In effetti, il Tempio di Gerusalemme era considerato una delle meraviglie del mondo antico. Giuseppe Flavio, questo storico che era contemporaneo di Gesù e che molte cose importanti ci dice a proposito dei tempi di Gesù, ha detto che l'oro del Tempio e il marmo erano così abbondanti che il Tempio si poteva vedere a chilometri di distanza. Davvero era impressionante questa costruzione e l'intera città di Gerusalemme. Gli antichi dicevano che chi non ha visto Gerusalemme la splendente non ha visto la bellezza, e chi non ha visto il santuario, cioè il santo e il santo dei santi, la parte centrale del Tempio, lì dove il Signore è presente, non ha visto la magnificenza. Ci vollero 100.000 persone per costruirlo e ci vollero 1.000 sacerdoti ai quali era stato insegnato l'arte della muratura che innalzassero ed edificassero il santo e il santo dei santi, perché nessuna mano impura potesse toccare quelle pietre all'interno delle quali ci sarebbe stata la presenza del Signore. La sua costruzione iniziò da parte di Erode il Grande nel 19 a.C. La parte maggiore di questa costruzione fu terminata in una decina di anni. Poi si susseguirono i lavori al suo interno, gli stucchi, le dorature,
tutti gli aspetti particolari che hanno reso questo tempio bellissimo. Esso fu completato nel 64 d.C. Pensate, appena 6 anni prima che nel 70 d.C. Tito, con i suoi eserciti, radesse al suolo la città di Gerusalemme e il Tempio stesso. E Gesù, appunto, di fronte a questa meraviglia, dice ai suoi discepoli: non vi lasciate impressionare da questa bellezza, non pensate che essa sia per sempre. Non passerà molto tempo che di tutto questo non resterà pietra su pietra. Sicuramente questa affermazione di Gesù creò molto stupore nel cuore dei suoi discepoli. Addirittura le persone la considerarono una bestemmia. In effetti, queste parole di Gesù furono usate contro di lui nel processo che lo portò alla morte. Lo considerarono una bestemmia perché il Tempio era la garanzia che Dio aveva offerto agli ebrei, secondo la loro lettura, e finché il Tempio sarebbe rimasto in piedi, il popolo di Israele non avrebbe avuto nulla da temere. Ma Gesù voleva indicare la distruzione materiale del Tempio per indicare che noi dobbiamo essere in grado di distruggere una visione antica che abbiamo di Dio, una visione antica che abbiamo dell'uomo, una visione antica che abbiamo del mondo, e sostituirla con una visione nuova di mondo, di uomo e di Dio. Questo Gesù è venuto a fare e questo è il Vangelo che egli ci ha lasciato. Quindi nessuna parola terrificante, nessuna parola per scoraggiarci, nessuna parola per lasciarci nel dolore e nella sofferenza, ma attraverso un linguaggio che gli studiosi chiamano apocalittico, Gesù vuole invitarci proprio a scostare il velo, a rimuovere l'ostacolo che ci impedisce di vedere la presenza di Dio nel mondo di oggi e nella nostra vita. Gesù ci dice però: attenzione, può esserci un pericolo. Siccome ognuno di noi desidera un mondo nuovo, siccome ognuno di noi desidera per sé una vita nuova, di essere una creatura nuova, siccome ognuno di noi desidera avere una visione nuova di Dio, potremmo correre il rischio di essere imbrogliati. Potrebbe arrivare qualcuno che ci presenta un Dio allettante, affascinante, ma che non è il Dio di Gesù. Ci dice parole che non sono quelle del Vangelo, ma che potrebbero colpirci. Gesù ci dice: fate attenzione, non lasciatevi sviare, non seguiteli. Addirittura il testo greco dice: non lasciatevi prendere in giro da loro. Essi diranno che i tempi sono arrivati, essi diranno: sono io il Signore presente in mezzo a voi, proprio come Dio disse a Mosè nel roveto ardente quando rivelò il suo nome: io sono. Non credetegli, non seguiteli, ci dice Gesù. La nostra storia di credenti del terzo millennio, di uomini e donne del 2000, ci dice che la precauzione che Gesù ci ha presentato è davvero necessaria. Quante filosofie, quante ideologie, anche abbastanza vicine a noi, hanno presentato un mondo nuovo e un uomo nuovo, ma poi nella realtà si sono tradotte in qualcosa che andava contro l'uomo, perché come tante volte ci ha ricordato Benedetto XVI, costruire un mondo senza Dio è costruire un mondo contro l'uomo. Non possiamo lasciarci affascinare nemmeno dalla scienza e dalla tecnica. Anche questo, le esperienze degli ultimi tempi ce lo dicono con chiarezza. È importantissima la scienza, è fondamentale la tecnica, ma di Vangelo ne rimane solo uno, quello di Cristo. Non è Dio la scienza, non è Dio la tecnica, né è Dio l'ultima novità che ci può essere presentata dai mezzi di comunicazione sociale o dai social. Stiamo attenti, non lasciamoci fuorviare,
non lasciamoci prendere in giro. Sappiamo riconoscere quello che Gesù vuol dirci. E Gesù ci vuole dire: non vi scoraggiate, non rimanete schiavi di una mentalità antica basata sulla competizione, sulla legge del più forte, sul lupo che mangia l'agnello. Voi dovete essere agnelli in mezzo ai lupi. Non vi mettete la pelle del lupo. Sappiate accettare anche le inevitabili sofferenze che ci saranno, le inevitabili persecuzioni, perché se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Ma nemmeno un capello del vostro capo perirà. È come se Gesù ci stesse dicendo: vi lascio un'assicurazione casco, tutto compreso, è tutto preservato della vostra vita, anche quello che voi non calcolate, come un piccolo semplice capello. Voi invece portate l'annuncio del Vangelo in un mondo che è competitivo, portate fratellanza, portate condivisione, portate corresponsabilità, portate servizio reciproco, e questo scompaginerà il modo vecchio di ragionare, il modo vecchio di vivere. In un mondo in cui ci si guarda in cagnesco, in cui non si è fratelli, ma si è l'uno contro l'altro, Gesù dice: portate l'amore gratuito e assoluto come quello che vi ho portato io. Voi avrete due garanzie. Il mio nome sarà presente in mezzo a voi, sarà il filo rosso che lega tutti gli avvenimenti della vostra storia e della storia del mondo intero, e in mezzo alle persecuzioni mi potrete rendere testimonianza. Infatti non è dentro le chiese, mentre facciamo le nostre celebrazioni, che noi possiamo rendere testimonianza a Gesù fino in fondo, ma quando siamo sulla strada, quando siamo nei luoghi dove pulsa la vita, lì, se ci offendono, possiamo portare mitezza e pace. Lì, a chi ci vuole togliere il mantello, potremo dare anche la tunica. A chi ci schiaffeggia su una guancia, potremo porgere anche l'altra. È nella quotidianità che noi, avendo la garanzia della presenza del Signore Gesù, potremo annunciare e testimoniare il Vangelo. E così costruiremo il mondo nuovo. Le cose vecchie passeranno, anche il modo vecchio di vivere la religione passerà, ma il Signore sarà sempre presente e noi saremo sempre Suoi annunciatori e testimoni.